Ciao, prego. Allora, benvenuti, questa è casa mia, queste mo adesso iniziano queste lunghissime 24 ore di spiegazione di com'è la mia giornata durante la lavorazione di questa serie. Lo dico subito, in realtà la mia giornata è come quella del giorno della marmotta che si sveglia tutti i giorni e fa sempre la stessa identica cosa, eccetera. E mo vi faccio vedere un po' come inizia. Mi sono fatto la barba per voi oggi. Socialmente si svolge tutta in due stanze. Una è la camera in cui dormo, cioè che vabbè, ma adesso il letto, intanto sta così anche nelle riprese ufficiali. C'è il letto e c'è il computer con la tavola grafica, cioè io mi alterno grazie a questa sedia con le rotelle per passare da una parte all'altra. Questi sono tutti i pacchi di penne, il posto segreto dei pacchi di penne. Ma perché tu conta che quando ci stanno le fiere, cioè butto un pacco intero ogni mezza giornata di questa roba qua, anche in una presentazione quasi un pacco se ne va. E poi l'unico altro ambiente è quello invece del disegno, perché in realtà anche se la tavola, c'ho la tavola grafica, ma mi serve per fare o le robe dei cartoni animati oppure i grigi, cioè colorare il grigio delle tavole. Per tutto il resto in realtà io lavoro in analogico con i fogli di carta e quindi mi servirebbe in teoria una scrivania. Ma non avendo una scrivania, in realtà il mio spazio di lavoro è il divano, sostanzialmente. Io ho delle superfici piane, tipo questa o tipo questa qua, ma si riempiono molto rapidamente di merda in realtà e quindi non sono più adatte a lavorarci sopra, mentre il divano, tutto sommato, c'ha sempre quel libro là, c'ha sempre una sua funzionalità. Mi siedo qua, comincio a disegnare con questa roba sulle ginocchia, passo in questa posizione incriccata 12 ore consecutive e poi vorrei dire qualcosa di incredibilmente divertente perché magari vorrei che la mia giornata avesse più cose da mostrare al mondo, ma la verità è che io non faccio niente. Una volta alle 5 di solito vado a mangiare uno yogurt a pisciare e a quel punto ho le gambe tutte incrocchiate perché comunque ho 37 anni, ormai sta roba comincia a essere pure hardcore da quel punto di vista e poi basta, cioè le mie giornate funzionano così fino a notte di solito. So che in realtà non è che io per fare sta serie mi sono levato tutti gli altri accolli, semplicemente si è aggiunta la parte di cose relativa a questa serie qua. Io ho una teoria per cui si può continuare a assumere accolli nello stesso giorno anche all'infinito. Tipo per esempio oggi a un certo punto andremo allo studio di doppiaggio perché c'è tutta la parte del doppiaggio da registrare. E andiamo con la macchina mia, è una merda, cioè nel senso che l'interno è una merda, fuori è normale, però mi dispiace per chi la dovrà vedere. Per me è proprio impensabile andare via dalle Bibbia, nel senso che io non riesco neanche a trascorrere 3 notti fuori dalle Bibbia. Per me il tempo fuori dalle Bibbia è come gli anni dei cani, è moltiplicato per 7. No, radio l'ascolto poco. Adesso ho delle cose che sono incredibilmente. Madonna, no, non lo voglio dire. Qua, che sembra un cottage inglese dove veniamo a fare i doppiaggi della serie. Ciao. Ciao. Per me fare le vocette è qualcosa che evidentemente mi fa sembrare un coglione. Ale, forza Roma, Ale! Sono delle cose che magari uno fa nel buio della propria cameretta. Già l'idea che lo vedano tante persone su internet, poi di farlo vedere addirittura su Netflix, in più doverle registrare davanti a qualcun altro mentre fai la vocetta scema, gesticoli, eccetera, è qualcosa che mi umilia molto. E poi ovviamente c'è tutto il problema del fatto che io non sono un attore. Sono fortunato perché tutte le cose che scrivo le scrivo sempre pensando per lo più che sono cose che sono capace a dire perché è come le direi e quindi quella cosa un po' mi aiuta. E tra l'altro dovrebbe arrivare Valerio Mastandrea, immagino, da un momento all'altro, compatibilmente con i suoi tempi di puntualità. È arrivato prima perché ci sono le telecamere, appena spengono ti visto. Io sono microfonato, quindi ti sento. Allora, vabbè. Vabbè, diciamo che io penso di far parte di questo progetto per l'inconsapevole desiderio di Michele di cessare, diciamo, la sua attività professionale di successo. L'avermi affidato la voce dell'armadillo è sicuramente un privilegio proprio sempre per quello che ti ho detto adesso, cioè perché posso stare veramente vicino
alla sua fine. Io sto aspettando che esca questa cosa e che vada male, che lui torni a fare quello che sapeva fare, cioè niente. Questa posa crepuscolare di quest'uomo, evidentemente al crepuscolo, però ha insegnato un modo, nel senso che se tu cominci prima con questa posa qua, quando l'inevitabile declino arriva, in qualche modo sembra che fa parte del personaggio, e quindi mi sembra un insegnamento assolutamente da mantenere. Io da lui non ho imparato niente. No, a parte gli scherzi, io non sono capace a doppiare, non ho mai doppiato, è sempre stato un sogno nel cassetto quello di doppiare, ma non sono capace, e l'unico per il quale mi hanno chiamato era questo, quindi si vede che... E poi ero travolto, diciamo, da questo lessico, come dire, aulico, ricercato. Ci ha fatto caso che catarsi e cataro sono due parole quasi uguali? Però mi sa che una è greca e l'altra è latino, eh? E sti cazzi! Se due civiltà giganti così diverse tra loro convergono sullo stesso concetto, mi pare presuntuoso che muori Viter un per cazzo. Io vengo più prestato a questo tipo di esperimenti, come la serie animata di Zero Calcare. Ok, per oggi abbiamo finito. Ok, grazie. Bella, a dopo in treno. Ciao. Adesso che ci siamo tutti, stiamo andando a prendere il treno per andare a Firenze, perché in realtà Doghead, che è lo studio di animazione che fa materialmente il cartone, sta a Firenze, e mo andiamo perché stiamo a perdere il treno. Sembro la guida turistica, la manifattura tabacchi, e mo qua dentro ci dovrebbero stare sicuramente l'art director, gli storyboard artist e non so quanti animatori, perché non so quanti stanno in smart e quanti stanno in sede oggi. Questi sono gli studi di Doghead, che è appunto lo studio che poi si occupa materialmente di fare la serie, che è un posto dove io sto venendo praticamente ogni settimana. Io qua di solito, diciamo che facciamo il punto, sia quello che è stato fatto e quello che bisogna fare, proiettiamo le robe tutti insieme, ci accorgiamo delle correzioni da fare, eccetera. È il momento in cui poi uno arriva pure con la mezza sorpresa di vedere come si animano le cose che magari ha disegnato durante la settimana. La cosa un po' più difficile in questo caso era partire da un qualcosa che già esisteva, quindi prendere la mano e la testa anche di un artista che già esiste, che ha già una sua identità, quindi questa è stata un po' la difficoltà. Francamente non mi immaginavo che fosse così tanta roba da fare. Tra tutti i collaboratori, pensando anche alla colorazione eccetera, abbiamo superato forse il centinaio. Considerate che comunque sono 6 episodi che sono 6 microfilm e alla fine è come se fosse un film lungo. All'inizio è stato anche molto un tentativo di capire se parlavamo la stessa lingua. Noi ci siamo conosciuti, abbiamo fatto subito il teaser. Facevamo sulla prima stesa che faceva Michele dell'audio sul telefono, facevamo una riunione con Michele e guardavamo le scene per come erano e facevamo le domande. E in 2-3 settimane poi facevamo la revisione qua a Firenze con Michele, con tutta la proiezione del video. E siamo stati, anche sui timing, io credo che siamo stati molto sugli storyboard, cioè non abbiamo cambiato tantissimo registicamente. Magari la prima o la seconda volta c'erano un po' più di cose su cui ci dovevamo aggiustare, perché magari, ma mi sembra che abbastanza rapidamente poi ci siamo proprio sintonizzati. Sì. Io gli ultimi storyboard penso di non aver fatto neanche un'osservazione, perché mi sembravamo proprio perfetti. Sono molto contento che ci siano 100 persone che ci lavorano, perché sennò questa roba non potrebbe uscire, insomma. Abbiamo passato veramente le giornate lì a studiare ogni singola tavola di qualsiasi fumetto, per cui è ovvio che noi da esterni magari ci accorgiamo e analizziamo veramente tutto. Poi io mi accollo di stare 3-4 giorni a settimana a Firenze e di seguirmi proprio da super vicino tutti i passaggi, in modo che se c'è sta qualcosa di poterlo correggere in tempo reale. Perché all'inizio io ho rotto un sacco le scatole, un sacco in realtà, per delle cose, però c'erano degli elementi che mi sembravano troppo geometrici. Io ci vedevo poco il tratto disegnato, perché mi sembrava un tratto troppo vettoriale, quindi andavo a ridisegnare gli occhi, ma sentendomi un verme in realtà, perché sapevo che ci stavamo lavorando un sacco di tempo, e mettermi a fare quello che punta il dito dicendo no, l'occhio è più così, mi sentivo veramente una merda. Però devo dire che questa cosa è successa soltanto nella prima puntata, e poi non ci ho avuto più niente da dire.
stiamo per vedere la sigla, a cui manca ancora la post-produzione, ma ci dovrebbe stare tutta l'animazione più o meno. Tutta l'animazione. Che è la prima volta che la vedo filata per intero. Vieni qua. Molto molto figo. Allora, questo qua è quello che famo quando stiamo qua a Firenze. In realtà voi avete visto una piccola parte, ma sta roba è ancora molto lunga e c'è ancora un sacco di lavoro davanti, quindi mi sa che adesso voi andate e noi continuiamo a fare questa roba qua. Ciao, dai forte, bella. Ciao.